Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lulu Selassie sta vivendo finalmente la tanto attesa favola, dopo il GF VIP 6, vinto da sua sorella Jessica, la princess è andata a convivere con il suo Manuel, con il quale sogna un futuro. C'è però una cosa accaduta di recente che potrebbe turbarla e non poco. Ecco di cosa si tratta appunto. Da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia, la vita di Lulu Selassie è cambiata tantissimo, ovviamente in meglio. Lulu Selassie è accusata. Ha allontanato tutta la sofferenza accumulata negli anni per godersi la sua nuova fama, la sua nuova vita ed il suo grande amore, quello per Manuel Bortuzzo con cui è andata subito a convivere. Una cosa che è accaduta ultimamente, però, di sicuro non le farà piacere. Lulu Selassie ed il suo brutto risveglio. Lulu Selassie sta vivendo finalmente la sua favola, quella che aspettava da anni ormai. Il suo mondo fatato, fatto di gioia, amore, felicità in cui non c'è spazio per la cattiveria, ormai coincide con quello reale in cui vive ogni giorno insieme a Manuel Bortuzzo. Il GF VIP 6 ha regalato ai due ragazzi inaspettatamente una grande storia d'amore, culminata subito in una convivenza. Le loro anime così pure, sensibili si sono incrociate all'inizio del reality e si sono subito legate tantissimo. Tanto che, dopo innumerevoli alti e bassi, i due oggi appaiono più felici che mai. Peccato, però, che il suo ultimo risveglio sia stato non proprio il massimo. Ecco cos'è accaduto. Le parole di una sua ex coinquilina. Ieri sono state ospiti a Verissimo diverse protagoniste donne del GF VIP 6. Abbiamo visto Sophie Codegoni e Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha parlato di tantissime cose che riguardano la sua carriera, la sua vita privata, ma anche il reality di cui è stata protagonista indiscussa per più di 5 mesi. La Ricciarelli ha raccontato del suo rapporto con Pippo Baudo, che non l'ha neanche chiamata dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia e poi ha ammesso di aver pianto dopo essere tornata alla realtà, ma non per lui, ma per delle accuse che le sono state mosse da un ex concorrente. A quanto pare si parla proprio di Lulu, che accusò Katia di essere razzista e a questo proposito quest'ultima ha detto, essere tacciata per razzista è una cosa più grande della persona che me lo ha detto. Non dico chi è, perché è facile saperlo. Replicherà la principessa a queste parole? Staremo a vedere. Nel frattempo i fan hanno esclamato, abbiamo visto tutto da casa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.